Grazie, grazie Marco, grazie Antonio per aver organizzato questo momento. È uno dei primi convegni in presenza che torniamo a fare dopo 2 anni di chiusura, quindi insomma è anche una boccata d'ossigeno per noi tornare faccia a faccia a confrontarci su un tema fondamentale che purtroppo, diciamo, viste anche alcune questioni emergenziali che ormai sono all'ordine del giorno, viene un po' dimenticato e non trattato con l'adeguata attenzione, almeno nel dibattito qui nelle istituzioni europee e anche in Italia. Quindi sicuramente questa è un'ottima occasione per mettere alcuni puntini su un processo che ormai si è avviato. E la prima considerazione che faccio è critica ovviamente sul metodo, cioè questo processo di ridiscussione insomma, delle regole fiscali, noi chiamiamo patto di stabilità e crescita, ma in realtà sono più elementi poi che ricadono sotto questo cappello delle regole fiscali dell'Unione Europea. Ecco, questo momento di riflessione, di apertura, di un dibattito su questa tematica non è arrivato per una volontà, per un percorso politico anche di analisi di quello che è stato sbagliato in passato fatto dalle istituzioni europee, ma è arrivato di fronte a una serie di emergenze talmente grandi che hanno forzato le istituzioni a attivare una clausola che era presente e poi di fatto a aprire insomma questo vaso di Pandora, perché la realtà dei fatti, se ancora qualcuno non l'aveva capito prima della pandemia, ci ha insomma messo di fronte alla necessità di discutere regole che ormai sono antistoriche, sono vetuste e che non solo non hanno funzionato per quello che doveva essere il loro obiettivo, quindi rendere l'Unione Europea e soprattutto l'Eurozona più stabili e più, termine insomma che va molto di moda oggi, resilienti alle crisi e agli shock, ma anzi molto spesso abbiamo visto queste regole essere non solo aiutare in maniera positiva, ma essere addirittura un fardello che creava circoli viziosi e che ha creato circoli viziosi nelle economie. Un piccolo esempio, ecco, questo è il primo elemento che io vorrei dare, quanto le istituzioni europee purtroppo siano diciamo poco propense a un'analisi oggettiva degli errori e a insomma una modifica repentina di ciò che non va. Quindi questo è il primo elemento insomma che vorrei portassimo a casa nella riflessione sulle regole fiscali europee e su quello che è stato il dibattito di queste regole negli ultimi 20-30 anni, da Maastricht in poi ovviamente, quando si è aperto tutto questo percorso e tutto questo processo. Vi faccio un piccolo esempio. Prima eravamo con alcuni amministratori locali, no? E, insomma, abbiamo riaperto le visite, quindi tanti di noi hanno ospiti in questi giorni. Ecco, se noi andiamo a guardare un dato molto importante, che è il dato degli investimenti, soprattutto degli investimenti pubblici all'interno dell'Unione Europea, ci rendiamo conto di quanto da molto tempo le diciamo troppo rigide, procicliche regole fiscali europee abbiano fatto subire un danno ingente ed enorme all'economia europea e allo stato delle nostre infrastrutture. Il calo generalizzato e drammatico degli investimenti e soprattutto degli investimenti pubblici nell'Unione Europea e nell'Eurozona non ha uguali per dimensione e per effetto poi su quello che sulle nostre economie, nelle economie sviluppate, negli Stati Uniti, nel Giappone, nel Regno Unito, in questi anni di grande crisi, quindi dal 2008 in poi, hanno subito un'inversione, una tendenza così negativa degli investimenti e soprattutto degli investimenti pubblici come abbiamo vissuto noi all'interno dell'Unione Europea. Altro elemento
che è abbastanza evidente. Ogni volta che affrontiamo uno shock globale, è stato lo shock di Lehman Brothers nel 2008, 2010 abbiamo avuto la crisi del debito dell'Eurozona, 2015 la prima grande crisi dei flussi migratori, 2019-2020 Covid, oggi guerra in Russia, l'Europa, l'Unione Europea, in termini di prospettive economiche, ne esce sempre molto più debole rispetto ai competitors. Non parliamo di paesi in via di sviluppo o che hanno, diciamo, altre caratteristiche e anche altri modelli di governo che non sono auspicabili, ma certo rendono dei processi decisionali meno difficili. Ma è evidente che di fronte a ogni crisi noi ne usciamo più deboli e facciamo sempre più fatica a recuperare. I dati anche qui sono drammatici, soprattutto per il nostro paese. Noi ancora non avevamo recuperato totalmente dalla crisi dell'Eurozona del 2010, stavamo affrontando con difficoltà la crisi Covid e si aggiunge oggi la guerra in Ucraina che ovviamente ha e avrà un peso totale. Aggiungiamo anche un'altra disfunzionalità, ce ne stiamo accorgendo oggi. Io personalmente un po' di tempo che lo dico, e alla fine le regole dell'economia, che sono leggi della natura, presentano il conto, le puoi fregare per un po' di tempo, ma alla fine ti presentano il conto. Cosa sta succedendo oggi? Oggi noi abbiamo avuto, per necessità, anni di politiche monetarie ultra espansive. Perché? Perché c'era una necessità di tenere in piedi la baracca, perché senza gli interventi della BCE, la baracca euro non sarebbe rimasta in piedi. Abbiamo drogato per necessità, perché era l'unica soluzione, o, ripeto, si chiudeva la baracca o si drogava l'economia e si drogavano i mercati. Ma oggi, di fronte a uno scenario totalmente diverso, si pone un rebus, cioè la Banca Centrale Europea ha avuto, diciamo, un gioco abbastanza facile nel contrastare un periodo in cui avevamo una recessione o comunque un periodo di bassissima crescita insieme a un periodo di bassa inflazione. Quindi facendo quantitative easing, tagliando i tassi con un'unica politica, quindi politica monetaria espansiva, la Banca Centrale Europea poteva contrastare due problemi, quello della crescita economica, anche se non è direttamente un compito della Banca Centrale Europea, ma di fatto conta in quelle che poi sono le decisioni di politica monetaria, e quello di bassa inflazione. Oggi la situazione è completamente diversa e la Banca Centrale si trova davanti a un bivio. Oggi viviamo quello che è un cosiddetto scenario di stagflazione, cioè prospettive di crescita economica che tendono verso lo zero, verso la recessione, e inflazione alta. La BCE non può più fare quello che faceva e che ha fatto negli ultimi 10 anni. Deve prendere una decisione che purtroppo, diciamo, non, lascia un po' imbrigliati, o causa una recessione economica o perde credibilità su quello che è l'unico vero mandato che ha, cioè quello di tenere l'inflazione ancorata a quello che è l'obiettivo come definito dallo statuto della BCE. E credo che la BCE, insieme alle altre banche centrali mondiali, abbia già preso una decisione che è quella di raffreddare le spinte inflattive causando una recessione. Le implicazioni che oggi vediamo solo sui mercati finanziari, perché anticipano ovviamente, ma che vedremo presto sull'economia, in base a quelle che sono le prospettive di rialzo dei tassi, rischiano di essere davvero drammatiche. Noi viviamo e stiamo vivendo una situazione in cui, a causa delle crisi che abbiamo sperimentato, il mondo si è ultra indebitato, sia il pubblico ma soprattutto il privato. E questi livelli di debito sono sostenibili con dei tassi che sono negativi o vicino allo zero, ma con tassi che arrivano
o potranno arrivare al 3, al 4, al 5%, cioè 4, 5, 6 volte i livelli attuali, purtroppo avremo un problema nel definire e nel mantenere la sostenibilità di questi debiti. E questa sarà una situazione globale che colpirà le economie più mature come la nostra, ma allo stesso tempo i mercati emergenti, i paesi emergenti che si sono indebitati in dollari e che oggi si trovano un dollaro fortissimo, quindi rivalutato rispetto alla valuta che loro devono convertire, a meno che non abbiano alcune entrate per le materie prime, eccetera, eccetera, per pagare questi debiti, e con tassi di interesse molto, molto più alti per rifinanziare questo debito. Quindi c'è sicuramente un problema. Chiudo il mio intervento e poi lascio spazio agli altri partecipanti con una riflessione. Noi oggi discutiamo di come cambiare queste regole. Purtroppo, e a mio avviso, la discussione sul cambiamento delle regole fiscali non può prescindere da una ridiscussione più ampia su qual è il modello di sviluppo industriale e socio-economico che l'Unione Europea vuol perseguire. Perché? Perché le nostre regole fiscali, e così anche il tema, no, il comitato di pietra di oggi, la dipendenza dalla Russia sulle materie prime, sull'energia, eccetera, eccetera, non sono scelte casuali, sono state scelte dettate dal modello industriale e socio-economico che abbiamo deciso, o che un paese ha deciso e poi imposto al resto dell'Unione di perseguire negli ultimi 20-30 anni, cioè quello dell'industria pesante, quello del mercantilismo tedesco, che aveva bisogno di queste regole, quindi di tenere a freno i costi interni, quindi i salari, per poter esportare ed essere più competitivi sui mercati esteri, e quello di un'industria pesante, pensate al comparto della chimica tedesca, pensate al comparto siderurgico, che per essere competitiva ha bisogno di grosse fonti di energia a basso prezzo. E oggi la differenza la vediamo rispetto a economie che hanno scelto una strada diversa, quella, diciamo, verso l'industria dei servizi, come il Regno Unito, come gli Stati Uniti. Quanto questa crisi, quanto questa dipendenza incida molto, molto di meno. Quindi non c'è altra strada, se vogliamo davvero fare una riflessione sulle regole fiscali europee, che ripensare al modello che abbiamo portato avanti qua dentro di sviluppo industriale e socio-economico. Se non ci sarà questo dibattito, se non ci sarà questa riflessione, ancora una volta, purtroppo, l'Unione Europea, a fronte di una crisi, ne uscirà più debole rispetto, diciamo, ai competitor tradizionali, alle economie mature, e schiacciata anche di fronte a nuovi elementi, a nuove potenze che emergono e che si affacciano sullo scenario geopolitico in maniera, insomma, sempre più importante. Ringrazio ancora Antonio e lascio la parola, non so chi è il prossimo. Sì, prego. Grazie.